ringraziare soprattutto anche Franco Grillini, ma è andato via, ma soprattutto il lavoro di una lunga lotta del movimento LGBT. Noi siamo qui a essere qui oggi a discutere di una legge, non è stato facile, non l'abbiamo ancora portata a casa, ed è una lotta che noi facciamo da anni e che probabilmente dovremo continuare a fare. Per cui grazie a tutti. Io mi occuperò esclusivamente del pezzo salute per dare il mio appoggio a questa legge, perché altre associazioni porteranno esperienze più aderenti alle loro competenze e alle loro attività. Questa legge si occupa sostanzialmente di omogeneità e io non ne vedo nessun lato negativo, come qualcuno diceva prima, Grillin, ma anche altri nei loro interventi. Una legge sulla omotransfobia è una legge razionale, no? Quella che noi sosteniamo, un aggiustamento della legge Mancino che già esiste sulle altre discriminazioni. Quello che può fare questa legge regionale è un elemento sulla cultura, è un intervento, diciamo così, sulla società, sulla formazione, cioè creare un clima diverso rispetto alla nostra comunità. Perché il tema della omofobia sociale porta anche un tema di omofobia interiorizzata. Questi due elementi abbinati creano un grave elemento nella salute delle persone LGBT, che può essere anche un grave elemento della salute della popolazione generale. Qui ci sono studi scientifici portati a tutti i congressi internazionali, l'ultimo avviene nel 2015, dove si porta come la diffusione di alcune infezioni di HIV, ma non solo, sono molto legate alla discriminazione. Tutti i dati epidemiologici portano questi elementi. Noi abbiamo nella nostra regione, che è una delle poche che raccoglie i dati epidemiologici rispetto a alcune pandemie, l'HIV in primis, in cui la popolazione più vulnerabile è la popolazione MSM, cioè maschi che fanno sesso con maschi. E non a caso si dice non LGBT, ma maschi che fanno sesso con maschi. Perché la maggior parte delle persone che fa sesso con maschi ha problemi a definirsi, ha problemi a accettare il suo orientamento sessuale, a viverselo serenamente, ha problemi a trattarsi, curarsi, ad avere anche solo semplicemente quella quantità di test periodici che può garantire la prevenzione. Per cui c'è un lavoro culturale altissimo da fare da questo punto di vista. Più si crea un clima di cultura non omofobico, per cui non omonegativo, interiorizzato, più ne guadagna anche la salute della nostra città, della nostra popolazione, della popolazione LGBT e della popolazione generale. Perché poi i virus, come si sa, girano e non guardano tutti in faccia a nessuno. Per cui noi sottolineiamo l'importanza di questa proposta di legge anche in questo senso, perché può portare elementi di avanzamento culturale importante, e rimando come associazione della necessità e dell'opportunità di intervenire anche su una legge nazionale sulla omotransfobia. Grazie.